Con atto notarile è stata ufficializzata la costituzione della nuova società alla guida della squadra cittadina che giocherà nel prossimo campionato di eccellenza. Si chiamerà Città di Teramo 1913, con la trasformazione da società sportiva dilettantistica a società sportiva dilettantistica ARL senza scopo di lucro. Con il 65% delle quote, amministratore unico di questo nuovo progetto, Filippo Di Antonio. Sì, sono veramente felice della compagine sociale, siamo sei soci veramente animati da un unico desiderio, un'unica passione che è quella del Teramo Calcio, e quindi faremo di tutto per riportare in alto questo nome. E tra l'altro è stata anche l'occasione per inserire nel nome di Città di Teramo anche 1913, sappiamo che sta molto a cuore ai nostri tifosi, ma sta molto a cuore anche a noi. E tra l'altro ci dà anche un senso di responsabilità maggiore, perché è una data importante, proprio qualche giorno fa ci sono stati 110 anni di questa storia biancorossa che noi ci apprestiamo ad onorare. Enrico Valeriani, già vicepresidente lo scorso anno, riconfermato con il 15% delle quote. Sì, proseguiamo l'avventura intrapresa la scorsa stagione, sperando di fare altrettanto bene. I presupposti ci sono, il gruppo è compatto, quindi siamo pronti, non vediamo l'ora di iniziare. Filippo Di Antonio con il 65%, Enrico Valeriani con il 15%, gli altri con il 5%, tra cui Romolo De Baptistis. Io non guardo mai quelle che sono le quote, perché guardo le persone e soprattutto guardo i progetti. E Filippo mi ha mostrato appunto disponibilità, quindi questa è la cosa importante. E poi ripeto, quello che facciamo e quello che anche gli altri che sono rimasti penso facciano è proprio per continuare a dare una mano al Teramo, no? A permettere a questa piazza di avere una squadra della propria città, a far rinascere un'identità, a fare bene. Quindi ripeto, è una scelta della quale io sono contento personalmente. C'è la new entry, Mauro Merlini. Cercheremo di dare il meglio, soprattutto per dare al Teramo il posto che merita, insomma, ecco. Quindi ci sarà un impegno enorme dietro le quinte e soprattutto un appoggio al Presidente per il proseguo del lavoro. E poi c'è chi vuole continuare sulla scia di ciò che è stato fatto anche lo scorso anno, Marco D'Alfonso. Sì, salve. Noi l'anno scorso abbiamo cominciato un progetto, quest'anno cerchiamo di dargli continuità. Vogliamo riportare la squadra al posto che merita per la città, quindi noi ci impegneremo al massimo tutte le nostre forze per cercare di ottenere dei buoni risultati e per dare stabilità a questa squadra che spesso e volentieri, insomma, è stata, ha avuto vicissitudini poco consone alla città.